Amici di Battista 70 Phone, buongiorno. Oggi andremo a parlare di Note 7. Ce lo siamo portati a Berlino, l'abbiamo usato intensamente per 3 giorni. Ho fatto un'altra flat dati, così almeno ho avuto la possibilità di testarlo in mobilità, e contemporaneamente ho utilizzato anche S7 Edge. Ho fatto un investimento, ho abilitato tutte e due le SIM per il roaming dati e ho voluto un po' confrontare sia la batteria che la ricezione che l'esperienza d'uso. Allora, in prima analisi vedremo fondamentalmente, diciamo, le nuove caratteristiche, diciamo, e l'uso quotidiano di Note 7, e in seconda analisi andremo a vedere anche un veloce confronto con S7 Edge. Veloce perché? Perché le caratteristiche tecniche, lo sapete meglio di me, sono le medesime, quindi è inutile perdere tempo con fotocamera e quant'altro. Ok, dai, spostiamoci al banco, vediamo come funzionano e poi trarremo le conclusioni. Ok, eccoci ora al banco, non andremo ovviamente a rivedere le caratteristiche tecniche di cui abbiamo già parlato. Vediamo un po' come funziona questo famoso sblocco dell'iride, vediamo se riesce a inquadrarmi gli occhi. Ok, apri gli occhi, siamo riusciti a farlo. Allora, devo dire che in condizioni di luce ottimale lo sblocco dell'iride funziona in maniera corretta. Purtroppo, se vi ritrovate con il sole contro o condizioni di luce un po' mista, che non è il buio, al buio gli occhi ne vengono riconosciuti tranquillamente, però se c'è ad esempio il sole contro non riesce a riconoscere, dovete quindi sbloccare con la sequenza, col pino o con quello che avete scelto. Faccio un po' fatica a tenerlo tutto nell'inquadratura perché comunque le dimensioni, nonostante la praticamente l'assenza di cornice, sono abbastanza evidenti. Allora, la minor curvatura rispetto ad S7 Edge, che andiamo a vedere già subito, come potete vedere la curvatura è inferiore, qui scende quasi in maniera quadrata, qui è un pochettino più stondato. Che vantaggi e che difetti porta? Allora, il vantaggio è che, devo dire, la visibilità è migliore. Il difetto qual è? Il difetto è che se ad esempio io voglio prendere il bordo qua laterale, spesso non riesce, come vedete ho dovuto farlo 2 volte. Spesso mi è capitato di voler prendere il bordo laterale, un bordo su cui potete attivare varie funzioni del People Age, applicazioni, quello che volete, non è cambiato particolarmente. Mi è capitato che ad esempio mi si aprisse il gioco, mi partisse YouTube, e devo dire che questo è un po' una pecca. Per quanto riguarda l'audio, devo dire che è sempre come al solito eccezionale. Un secondo, perché penso di avere vari numeri di telefono impostati, avendolo utilizzato parecchio. Ok, facciamo una chiamata al 133 come nostro solito. Penso di avere il volume. Sentite l'audio già in capsula. Delle tue soglie e ricaricare, digita 1. Come al solito l'audio è eccezionale, però ribadisco, non vorrei perdere troppo tempo con queste cose perché il display mi sembra è un po' diverso rispetto a quello dell'S7 Edge, perché uno Gorilla Glass 5, uno Gorilla Glass 4, e poi la tecnologia per usare il pennino è leggermente diversa, e a mio modo di vedere forse sembra un po' più scusate, qui si è acceso di tutto. Mi sembra un po' più luminoso, un po' più definito, no, perché comunque non può essere più definito visto le dimensioni. Però mi sembra un po' più contrastato quello del Note 7. Può essere una mia impressione, però vi dico, fondamentalmente mi sembra così. Ok, rimettiamo via di nuovo l'S7 Edge. Velocemente vi faccio sentire un po' di musica, però vi assicuro che l'audio è eccezionale sia in capsula che in viva voce. Ecco, adesso non ho capito perché non ha voluto prendermi il tocco, comunque vabbè, poco male. Sentite un audio veramente bello. Audio forte, bello pieno, insomma, devo dire che è di buonissimo livello. Velocemente il display, possiamo vedere che i colori sono veramente molto molto belli, molto contrastati. Il nero, ovviamente, che ve lo dico a fare, è un nero assoluto, possiamo notare che praticamente non si distingue quasi la differenza con le cornici, c'è un po' di saturazione del giallo e del rosso, il blu è piuttosto acceso, il rosso tende molto meno ad andare verso l'arancione come succedeva una volta. E inutile, vabbè, sì, dai, vediamo il video velocemente, anche se comunque
non ci sono grossi cambiamenti, per cui vale la pena di stare a rifare una recensione di quelle complete. Sentite come sono ben distinti i suoni. Andiamo avanti. Le palle degli elicotteri, c'è un suono molto profondo, ma d'altra parte l'hardware è il medesimo dell'S7 Edge, quindi grosse differenze non ci sono. Per quanto riguarda le foto e i video, devo dire che mi è piaciuto molto e vi dirò che l'abbiamo utilizzato a Barcellona, buonanotte, a Berlino, come unico terminale. L'abbiamo utilizzato per fare foto e video, quindi le video recensioni che avete visto da Berlino sono state fatte tutte, e anche le foto tutte col Note 7, quindi gli abbiamo dato una bella botta. Com'è l'autonomia? Ma io mi sono trovato bene. Come dice il mio amico Ivan, non è un'autonomia mostruosa, ma ci consente di arrivare a sera senza problemi. Questo è quello che ho fatto ieri. Come vedete, 12 ore e 56 con la batteria, c'erano ancora 2 ore residui. Ribadisco, come vedete, il consumo della cam è molto alto, 13%, perché abbiamo utilizzato veramente molto. Lo schermo un po' meno, non è stato acceso tantissimo, ma ho ricevuto una marea di notifiche. A 15 ero alle 22:30 col 15% e mi diceva che avevo ancora 2 ore di autonomia. E tenete conto che è stato utilizzato in roaming. Qua vedete 4G perché eravamo in autostrada, stavamo tornando. Là a Berlino non è mai andato ovviamente in 4G, anche perché è una SIM della 3 e quindi mi appoggiavo a volte a Telecom D, a volte a O2. E insomma, mi ha veramente soddisfatto. Nel complesso devo dire che è andato bene. Io ho letto poi di quello che è successo, ritiri, esplosioni. Sinceramente non so la posizione di Samsung Italia in merito. Io vi dico solo che grosse problematiche non ne ho avvertite. Ho avvertito un po' di surriscaldamento, è vero, quando si facevano foto e video, però comunque foto in massima risoluzione, video in Full HD, video che duravano 4 minuti, 5 minuti, magari ne facevamo 3-4 di seguito. Quindi vi dico sì, caldo, ma a mio modo di vedere è nella norma. Vediamo velocemente la cam. Come sono le funzioni, potete vedere auto pro panoramica, hyperlapse, scatto virtuale, trasmissioni live, oppure potete scaricare come sempre altre funzioni. Da questa parte abbiamo tutti i vari filtri, possibilità di riprendere in 4K, abilitare l'HDR, insomma devo dire una cam veramente buona, ma se avete visto le foto che ho postato oggi vi sarete resi conto che comunque la qualità come sempre è buona e il video veramente eccezionale. Vediamo ovviamente le funzioni del pennino, non dimentichiamoci che questo è un Note. Allora, quando andiamo ad aprire qui, ci troviamo tutte le varie funzioni. Non capisco perché non tiene a fuoco sta cam maledetta. Ok, crea nota come al solito, una selezione intelligente, possiamo selezionare solo un angolo, ad esempio, scrittura a schermo, traduci, ingrandisci oppure panoramica. Il traduci è molto carino, ad esempio da inglese a italiano, mi colloco qui, top, superiore. 11, 11, e insomma devo dire che non è male come funzione. Poi cosa abbiamo? La funzione panoramica. Non è vero perché devo aprire comunque un'altra applicazione per avere la funzione panoramica. Facciamo così, ad esempio vado ad aprire il browser, andiamo, che ne so, nel nostro sito, tanto per cambiare un po', visto che stranamente oggi è anche abbastanza rapido. Allora torniamo qua, andiamo nella funzione panoramica e potete vedere che il sito va giù e lo potete richiamare quando volete e potete tranquillamente interagire col sito. Nel momento che vi allontanate, cosa succede? Il sito ritorna giù. Quando vi stufate, prendete e andate a cestinarlo. Ok, ora togliamo la traduzione che era rimasta impostata. Cos'altro abbiamo? Ingrandisci. Potete ingrandire, io ho messo ad esempio 300%, fate l'ingrandimento delle icone. Poi, ad esempio, abbiamo la selezione intelligente, però prima di fare questa vi faccio vedere un'altra cosa, perché ad esempio dalla selezione intelligente, se volete, potete ad esempio creare la selezione intelligente, vabbè, prendete, tirate un pezzo di schermo, quello che volete, però ad esempio è una cosa carina che l'ho fatto anche con mio figlio, siamo divertiti, ad esempio, che ne so, prendiamo un video magari unboxing, che ne so, Godzilla, questo è mio figlio che guarda i video, quindi facciamo questo, se io vado in selezione intelligente. Ok, gli posso dire che ad esempio voglio fare una GIF. Tiro su qua, registra,
facciamo pochi secondi, arresta, ok, e qui vedete ha creato una GIF. Ora facciamo salva e andiamo a vederla. Ok, ora scusate, faccio col dito, tanto non è necessario utilizzare il pennino. GIF, ne avevo già create delle altre, ad esempio quella dello squalo e quant'altro. Come vedete è una GIF animata che ad esempio potete mandare. Non lo so, può tornare utile per qualcosa. Poi ovviamente abbiamo come sempre la possibilità, andiamo a reinserirlo, di prendere le note a schermo spento. Andiamo ora ad estrarlo. Che ne so, devo prendere un numero di telefono, che ne so, 3, 4, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, salva. Nel momento che io poi andrò a sbloccarlo, ora facciamo così, doppio tap, vediamo se mi vede gli occhi, tanto meglio, apri gli occhi. Ok, scusate la difficoltà. Apri con galleria, ad esempio, e sono tornato qui, dovevo andare nelle note, non ricordo più dove le ha messe. Comunque nelle note mi ritroverò salvato il mio numero di telefono che ho preso a schermo spento. E devo dire che la funzione c'era già anche prima, ovviamente. Ah, eccolo qui, scusate. Eccola qua. Posso condividerla, posso fare quello che voglio, oppure non mi serve niente, che il numero non esiste, e vado ad eliminarla. Come avete visto, la funzione può essere molto ma molto utile. Per quanto riguarda internet viaggia bene, l'abbiamo già visto anche prima, e per quanto riguarda la parte ludica non ho avuto modo di giocare molto, sono stato via, quindi accontentiamoci di Real Racing 3, vedrete che non ci sono grossi rallentamenti. In questo momento il terminale è freddo, assolutamente freddo, giochiamo un attimo e vediamo se tende a scaldare, giusto per testimoniare che io i riscaldamenti li ho avvertiti solo sotto stress. In cassa, grazie. Li manderete a casa o come al solito sono i soldini del Monopoli. NASCAR, qua non ci interessa, è un po' che non gioco, non vorrei che scaricasse robaccia, per il momento no. NASCAR, nel mio caso potremmo dire anche Nasca, visto la protuberanza che ho in mezzo alla faccia, piuttosto importante. Non prendiamoci troppo sul serio che life is short. Sentite che bello l'audio, precisissimo. D'altra parte gli ultimi processori di Samsung e le relative, qua si è ammazzato da solo, mi ha fatto un favore, le relative schede grafiche sono veramente al top. Vedete anche la tendina come si muove, c'è l'effetto del vento, potete vedere che sto facendo dei movimenti veramente minimi. Devo dire che sinceramente anche come ergonomia pensavo peggio. Sì, è imponente, però il fatto di praticamente di non avere i bordi lo rende molto molto maneggevole nonostante le dimensioni. Vedete proprio la precisione massima dello schermo, dell'accelerometro. Ora ci facciamo spazio, va bene, dai, basta così perché è inutile andare avanti. Allora, dicevamo, ho notato differenze con l'S7 Edge. Devo essere sincero, dal punto di vista utilizzativo la minor curvatura devo dire che l'ho apprezzata. Ho riscontrato bene o male una stessa, la batteria, l'autonomia devo dire che è più o meno la medesima. Non so com'è, S7 Edge tendeva ad avere una tenuta del segnale maggiore, quando si è in roaming lo si nota spesso, il segnale è un po' più debole, e ad esempio vedevo che mi teneva meglio il segnale, mi rimaneva sempre su Telecom D, che almeno da quello che ho visto era il gestore più forte, e invece Note 7 ammetto che l'ho riavviato 2-3 volte perché non riusciva a riprendere la linea, e spesso mi si appoggiava anche sul gestore più debole. È un po' difficile però fare questo paragone, adesso hanno entrambi la SIM della 3 e a vederli così sembrerebbe che abbiano bene o male la stessa ricezione, non si riesce a capire molto poi il roaming. Poi tra l'altro questo è anche un modello che mi è arrivato compreso inglese, mi è arrivato da Samsung, quindi penso che sia inglese. È un po' difficile da valutare, mi è sembrato che avesse leggermente meglio la ricezione nell'S7 Edge, però vi ribadisco il concetto che può essere un caso,
il fatto del roaming, o può essere che questo abbia una roam inglese, non dovrebbero esserci differenze, però non si sa mai. È comunque un dispositivo che mi è appena arrivato, siamo al lancio, quindi non vi so dire. Vediamo a che punto sta la temperatura, ci abbiamo giocato un pochettino, ma non credo che la puntiamo direttamente sulla fotocamera, che è il punto dove scalda di più. E come vedete siamo ampiamente nella norma, anzi, per non dire che sia addirittura freddo, abbiamo 37 gradi, non ha neanche la febbre praticamente. No, sinceramente io ribadisco, adesso io non sto a sindacare sui casi che si sono sentiti, sicuramente sono veri, se poi ci sono stati degli interventi di Samsung vuol dire che qualcosa è successo. Per quello che mi riguarda io difficoltà non ne ho avvertite. Il terminale di suo non si è mai riavviato neanche quando era caldo. Non ha fatto cose strane, glitch o cose particolari, quindi sinceramente io non ho riscontrato problemi, per cui non... mi avete chiesto, qualcuno mi ha detto parlane, ma io parlo delle cose che riscontro, poi se a me non è successo niente, spero che non succeda niente, sinceramente non saprei che dirvi. Dai, va, devo dire che il banco di prova è stato molto probante, secondo me. La prova è stata superata, è stato promosso. Poi è una questione di gusti. Vi piace il pennino, vi serve il pennino, lo prendete, non vi serve il pennino, no, non lo prendete. Vi piace esteticamente, lo prendete, non vi piace, non lo prendete. Poi ognuno fa le proprie valutazioni. A me, sinceramente, è piaciuto, al di là del fatto che io non utilizzo il pennino e ripeto, ho apprezzato questo fattore della minor curvatura. All'inizio non l'avevo notato, poi utilizzandolo mi sono reso conto che questa minor curvatura comunque lo rende più fruibile e meno fastidioso, diciamo, negli spigoli. Con questo concluso, saluto da Loris, Aries Battista 70 per Battista 70, phone.